Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci siamo. L'assalto a Solfalena è stato un successo. E ora che cosa dobbiamo fare? Necessariamente dobbiamo conquistare nuovamente il palazzo. Ma c'è una cosa che non vi ho fatto vedere. Le nuove rune. Runa del crepuscolo di Leon, che come potete vedere adesso ha delle rune, cioè ha una runa dove praticamente, guardate, abbiamo degli attacchi incredibilmente forti, ma abbiamo sbloccato anche l'ultimo potenziamento della runa dell'alba, cielo cremisi, 1200 più danni a tutti i nemici. Quindi adesso abbiamo il pieno potenziale della runa dell'alba, che è diventata abbastanza decente, oserei dire. Però la runa del crepuscolo è sicuramente meglio. Detto ciò, ragazzi, siamo pronti. Andiamo. Qui dovremmo affrontare forse praticamente la boss fight con Aleni e Zahak. E poi, ragazzi, ci sarà il duello contro chi? Contro Giselle. Allora, qui c'era un forziere che dovevamo aprire, quindi andiamolo a prendere, anche se ovviamente sono oggetti che non mi interessano. Però era giusto andarli a prendere. Qui ci saranno due oggetti importanti da recuperare poi, quindi... Ok, mi sono fatto un salvataggio qua, così ho questa fase da poter rifare. Traditori, fecce ribelle, come osate mettere piede nel Palazzo del Sole? Nel nome dei Cavalieri della Regina non vi lascerò avanzare oltre. Non farei mica sul serio, Elenia, vero? Questo dimostra la tua cecità di fronte ai perfidi piani dei Godwin. Silenzio. Lady Limsleya è la regina e Ser Giselle è il comandante dei Cavalieri della Regina. Chi non accetta ciò è da considerarsi nemico del Regno di Falena. Ora basta, Lenia. Che senso ha adesso? Che senso ha adesso inutile appellarsi a queste insulse regole? Però non dobbiamo cedere il palazzo al nemico. Dobbiamo proteggerlo. È il nostro ultimo compito. Anche qui c'è una somiglianza un po' con Shui Godwin 2, eh? Coolgan, Sid, vi ricordano qualcosa? In guardia. Esatto, stessa identica cosa. Eccoli qua. Finalmente il confronto. Creazione. 1500 danni ai nemici, cura del tutto gli alleati. Questa è l'unione che si può fare con, ovviamente, la runa dell'alba. Cura molto gli alleati, vedete, insieme le due rune sono un qualcosa di fenomenale. Ok, facciamo così. Runa dello scudo, no, vabbè, runa dello scudo possiamo fare questo. Potenzia la potenza magica, ci sta. Vediamo quanti turni durano. Ottima resistenza. Eccola. Runa dell'alba e crepuscolo insieme.
Allora, Zack è già, già tipo malato, malaticcio, no? Messo un po' male. Quindi... Ok, fuori uno. Ciao Alenia. Sfera leone, sfera vipera. Che vabbè. Sì, la sciarpa la puoi togliere perché tanto non serve un cazzo. E andiamo. Ah, traditori. Non ci arrenderemo mai. Sì, dobbiamo proteggere l'alto comandante e sua maestà Sir Gizelle. Ma quella non è... No, ti prego, non farlo. No! Perché lo hai? No, di nuovo quella roba. Principe, Miakis è il massimo, è il balsamo della furia della porta dell'occulto. State attenti. Seconda parte. Qua ci conviene concentrare gli attacchi su uno solo per ora, cioè attaccarli a uno a uno. Buona difesa magica in realtà. Guardate quanti danni fanno adesso. Mamma mia. Here we go. Prince. Però anche noi non siamo da meno. Ok, qui facciamo assolutamente questo. Madonna Katari. OP. No! Ok, Zack è morto. Porca miseria. A quest'ora mi sarei curato. Ottima la parata. Peccato per Leon. L'avrei expata a quest'ora. Ok, è infortunata anche lei. Cioè, nel senso sta male. Non manca molto. Ok, Miakis è sopravvissuto fortunatamente e olè, via. Oddio, cosa buttiamo? A questo, ovviamente. Boh. Eccoli qua, tutti agonizzanti. Sapevano cosa sarebbe successo se prendevano il balsamo della furia, ma l'hanno fatto lo stesso. Maledetta porta dell'occulto, quei due non avevano niente a che fare con loro. Andiamo, principe, dobbiamo fermare questa follia. Ok, e ora loro sono praticamente morti. Come equipaggiamento, vediamo se c'è qualcosa che possiamo dare. Questa però perdo velocità, quindi
La migliore è mia, Kiss. Difesa magica. Va bene, qui abbiamo tutte le sfere. Qui aumentiamo un po' gli HP, anche se in realtà non serve, perché tanto il prossimo scontro sarà un duello. E sarà anche l'ultimo duello del gioco, in realtà. Ah no, il penultimo. Well, well, your royal highness, it's been a while. The last time was the engagement ceremony, I believe. I'm sorry I couldn't invite you to the coronation ceremony. I'm sure you understand, considering the circumstances. Stop with all the lies! Get away from the princess! Why should I? I am the glorious commander of the Queen's Knights as well as her husband, after all. Then what do you plan to do with that sword? This? Forget about that. Seize him. He doesn't have the guts to hurt me anyway. My, my. Do you really take me so lightly? No, I don't. If you had wanted to escape, you could have easily have done it by now. But you stayed with me instead. So, no matter what you say, despite your threats, I don't think you ever really wanted to harm me. But what if my master plan was murdering you in front of your beloved brother? Don't make me laugh. A proud man like you committing such a rotten act? I don't think so. Oh. Che testa. I think I might have just underestimated the woman I'm married to. Well, just as Her Majesty said, I chose to stay here. And the reason I did that was because I wanted to see you. I told Zahak and Elenia that too. But they insisted on remaining where they were. What a pity. It's funny if you think about it. Everyone's been trying to change Felaena for their own selfish purposes. Our country has been strangled by the noose of a tug of war between the royal family and the senators. First, the late Queen and Farid tried to change Felaena. Next, with a difference of opinion, my father tried to change it. And then Lord Barrows got you on his side and tried to change it yet again, but that didn't work out either. Now, it's come to you leading a force of your own against my father. And finally, Silas betrayed her own family and decided to change things for her own selfish reasons. Each one trying to do what they thought best for this country of ours, but their paths were so different. In the end, I suppose the path Felaena will take will be the one you have chosen, Your Highness. So, I may have lost in the end, but I've come too far to simply beg your forgiveness. Princess! Your Highness, you will accept my challenge, won't you? What? Prince? I thought you would see things my way. Prince! Stop it! What's the point of doing this now? There is no point. It's just that it's inevitable. Your brother and I can never coexist. Until one of us falls, this war will never end. La musica ha già fatto intuire. Eccoci qua. You're gonna have to prove to me. You're a winner. You wouldn't let yourself get defeated in just one turn, would you? Very nice, Prince, but it's not over yet. Ah, pensavo speciale. This time I'll really finish you off. Cercate di ascoltare anche il dialogo, non solo la scritta, perché I think I felt that one a little bit.
You should have shown me a move at least as powerful as this. Very nice. Now I'll show you what I can do. Ecco qua, può fare la speciale. Prepare yourself. Una super mossa, anzi. I think I felt that one a little bit. Ok, abbiamo vinto. Very impressive, Your Highness. I guess I'm no match for someone like you. The only regret I have is I won't be able to see the kind of queen you'll become. Just one last thing. Please forgive me for being such a sore loser. But in the end, it wasn't you who won. It was Silides. It was Silides. Anche durante le sue ultime parole, Silides. Brother. Significa che Lord Godwin l'ha portata via con sé? Sì. Dopo che il potere della Runa del Sole è stato sigillato, sua signoria ha ordinato di toglierla da qui. È scappato con la Runa del Sole, abbandonato il suo unico figlio? Come può essere così crudele? Scommetto che quello stupido di Giselle c'è dentro con tutte le scarpe. Commettere un atto così folle pur conoscendo l'importanza delle rune dell'alba e del crepuscolo. Possibile che non riesci a capire che sta portando questa nazione sull'orlo della rovina completa? Comunque non dobbiamo abbandonare la Runa del Sole al suo destino. Dobbiamo inseguire Lord Godwin e riprendere la runa. O forse staremo meglio senza quella runa. È stata lei a causare questa stupida guerra. Se Lord Godwin desidera così tanto la Runa del Sole, che se la tenga, a noi non serve. Principessa, la famiglia reale di Falena deve custodire la Runa del Sole proprio per evitare il pericolo di guerre. Se la runa cadesse in mani straniere, potrebbe scatenarsi un conflitto molto più atroce. Dunque, giovane regina, lascerai morire i tuoi sudditi uno a uno senza fare nulla? No, ora comprendo. Fratello, organizza subito un gruppo di ricerca. Oh, principessa. E poi la chiamano ancora principessa, ma non devono chiamarla più principessa. Finalmente posso vederti, anche se ancora non è finita. Eh sì, ragazzi, ancora non è finita. Sapevo di trovarti qua. Li abbiamo trovati. Abbiamo trovato le altre tavolette Sindar, trafugate dagli studiosi di Godwin. Ce n'erano molte più di quanto pensassi. L'unica spiegazione logica è che devono esistere altre rovine sconosciute. Quelle tavolette sono state portate via dalla... i Monti Ashtwal. Keeley, sai qualcosa a riguardo? A nord dei Monti Ashtwal ci sono delle rovine incastonate tra neve e ghiaccio. Lord Godwin ha raccolto i suoi studiosi e li ha fatti andare a studiare queste rovine in grande segreto. Quando sono tornati, avevano con loro queste tavolette. E tu come fai a sapere tutte queste cose? Io facevo parte del gruppo di ricerca, ragazzina. Smettila di insultarmi, Dio. Aspetta, che hai detto? Ah, ora è tutto chiaro.
Ricordate la visione di cui abbiamo assistito nella profonda foresta del crepuscolo? C'era una luce che puntava al cielo da dietro una catena montuosa. I monti Ashtwall. Kille, cosa hai visto in quelle rovine? Erano rovine Sindar, niente di speciale. Ma a Lord Godwin interessavano molto. Se le rovine del lago Ceras erano collegate in qualche modo con la Luna dell'Alba e quelle della profonda foresta del Crepuscolo erano collegate alla Luna del Crepuscolo, i monti Ashtwall saranno collegate alla Luna del Sole. Siamo adesso nuovamente nel nostro castello. Siamo tornati a casa, ragazzi. Ah, principe. Abbiamo individuato gli ultimi affiliati della fazione dei Godwin. La principessa e Lucrezia stanno aspettando nella sala delle udienze. Andiamo. Ok, e quindi adesso siamo pronti praticamente per andare avanti, ma devo fare un giro del palazzo perché devo recuperare delle cose. Vi farò vedere quali. Ecco qua. Magia avanzata e anello del sole. Questo adesso ci consentirà di portare lo studio della magia a livello SS, se non erro, e l'anello del sole invece è l'anello del sole, quindi niente di particolare. E inoltre sentite la musica, siamo tornati come ai vecchi tempi, come all'inizio del gioco, musica allegra, ambientazione allegra, tutto allegro, senza problemi, così, non è successo niente, a posto, via, stiamo ricominciando da capo. Allora, dovrebbe esserci ora però qui a Solfalena anche il forziere con le tecniche di combattimento avanzato. Che però non mi ricordo dove si trovano. Forse qua. Nope. Comunque, dovrebbero esserci anche le tecniche di combattimento avanzato che portano praticamente il combattimento ad SS. Cioè le tecniche di combattimento SS, perché noi abbiamo praticamente oggetti importanti. Ecco, vedi, il livello del tuo insegnante sale a SS. Il combattente medio, se vi interessa saperlo, si trova in realtà nelle rovine del lago Ceras. Quando il castello raggiunge il livello 3, il livello dell'acqua diminuisce ancora di più e scoprirete praticamente il fondale dove ci saranno i forzieri, quindi li potrete recuperare lì. Vado a cercare ste robe e poi torniamo. Ok ragazzi, ho controllato su internet in realtà, perché ho confuso praticamente la magia avanzata con il combattimento avanzato. Il combattimento avanzato vi farò vedere dove si trova, però prima andiamo a parlare con gli altri. Fratello! Vostra Altezza, Lord Godwin e i suoi seguaci sono andati sui monti Ashtwall, passando a nord di Stormfist. Interessante. Pensavo che volesse scappare per mare da Hersheyville. I monti Ashtwall sono un bel po' pericolosi, se non ricordo male. Avrà delle grosse difficoltà a sopravvivere, figuriamoci a organizzare le sue forze. È molto probabile che si stia dirigendo alle rovine Sindar che sono state scoperte là. Davvero? Ma perché proprio ora? Isato, se permetti... Sì, oracolo. Non so a Solfalena, ma a Lunas il livello dei fiumi si è innalzato negli ultimi giorni. I fiumi si stanno innalzando? Sì, il ghiacciaio dei monti Ashtwall fornisce gran parte dell'acqua del fiume Phaethas. Forse Lord Godwin sta usando il potere della Runa del Sole per sciogliere il ghiacciaio e ingrossare i fiumi. Cosa? Capisco. Se il mio ragionamento è esatto, le rovine dei monti Ashtwall sono collegate alla Runa del Sole. Forse è riuscito in qualche modo a usare di nuovo il potere della Runa del Sole. La situazione è grave. Se il ghiacciaio si dovesse sciogliere del tutto, Solfalena verrebbe... No, mezza nazione verrebbe sommersa dalle acque. Beh, e allora abbiamo un motivo in più per inseguirlo e riprenderci la Runa del Sole. Non sarà impresa facile, Lord Wild. I monti Ashtwall sono gelidi, crudeli e inclementi. Solo i più arditi osano avventurarsi. In più, gli uomini di Lord Godwin hanno sabotato i passi di montagna. Perfino con l'aiuto dei castori e dei nani delle montagne il compito appare impossibile. E allora che possiamo fare? È terribile. Perciò stava mentendo quando diceva che stava facendo tutto questo per il bene di Falena.
e quando le cose non sono andate come voleva, ha deciso di annientare la nazione e la sua gente. E poi si fa chiamare Lord, non è che un vecchio perfido. Principessa. Joe. Venite a Lunas. Anche tu, Leon. Eh? Con la runa dell'alba del principe e la tua runa del crepuscolo, forse abbiamo una chance. Davvero? C'è una storia che si tramanda dagli oracoli di Lunas, ma potrebbe anche non essere vera. Nessuno ha tentato di verificarla negli ultimi secoli. Va bene, dobbiamo provarci. Non abbiamo tempo per analizzare a fondo la situazione. Principe, Leon, conto su di voi. Non preoccuparti, non ti deluderemo. Fratello, anch'io conto su di te. Non lasciare che la nostra nazione muoia. Mia madre e mio padre ce l'hanno messa tutta per proteggerla. Ti prego, devi proteggere Falena. Tutti questi ora vi azzeccate tutti nel support. Ok, Luserina adesso qui mi permette di praticamente cambiare i membri. Ma me li fa mettere tutti? Sì, in realtà sì. Ok, siamo praticamente comunque vicini alla parte, diciamo, finale ormai del gioco. Cioè proprio letteralmente questa è l'ultimo dungeon, se possiamo dirlo così. Quindi ci sono un paio di cose che devo fare prima. Non porto nessun altro. Perché prima di andare a Monti Ashtwall e soprattutto andare a Lunas per proseguire la trama, c'è una cosa molto importante che dobbiamo fare. Andare al Palazzo d'Occidente. È una zona che non abbiamo mai praticamente esplorato, non abbiamo mai visto, perché né per trama né per altri motivi c'è mai stato il bisogno di andare a trovarla praticamente. Quindi noi adesso cosa facciamo? Possiamo praticamente uscire dalla città, come facevamo all'inizio del gioco in realtà. Cioè, dobbiamo prendere il ponte e uscire dalla città, ritornare al nostro castello, perché comunque possiamo ritornare al nostro castello, mi sembra abbastanza ovvio, e teletrasportarci poi con Vicky verso Stormfist, se non mi ricordo male. E da Stormfist fare tutta la strada però verso est o verso ovest. Oh no, dove era l'uscita ora? Madonna, non me la ricordo più. Scusa, ma non era da questo lato? Forse era però in basso, era sotto l'uscita. Sopra c'era il porticciolo e qua dovrebbe esserci l'uscita. Quindi sì, dobbiamo andare praticamente lì al Palazzo d'Occidente e prendere tutto quello che si trova lì dentro, tra cui anche praticamente l'oggetto che vi stavo dicendo poco fa, ovvero il combattimento avanzato. Perché prendere il combattimento avanzato ci consentirà niente proprio di meno che portare al massimo tutte le nostre statistiche di attacco. Tutte le nostre, diciamo, statistiche di attacco e tecnica, che sono le cose più importanti per il combattimento corpo a corpo. Allora, usciamo da Stormfist. Boschi occidentali? No, dobbiamo andare, sì. Praticamente dobbiamo seguire tutta la strada di qua. Oddio. Eccoci qua, siamo arrivati al Palazzo d'Occidente. Andiamoci a prendere ora tutto quello che è nostro di diritto, perché noi siamo i legittimi proprietari adesso di tutto il regno di Falena. Ecco, vedete lì ci sono forzieri. Cioè, c'è un forziere. Anello filamento, che vabbè, quello minore. Io in realtà sto cercando, perché effettivamente dovrebbe essere qua il, diciamo, il registro, quello delle tecniche avanzate. No, mantello filamento, ma non c'è spazio. Bene, ottimo. Sì, eliminiamo un paio di oggetti.
tutto il set filavento sarebbe praticamente quasi come se fosse l'equipaggiamento finale, mettiamola così, ma ovviamente l'equipaggiamento finale dipende sempre dalle stats, cioè dipende sempre anche dalla build che voi fate sul vostro personaggio, perché potreste, ecco, combattimento avanzato, perfetto, perché potreste praticamente utilizzare un personaggio magari come il principe buildato con la forza fisica o con la magia, quindi in base ovviamente a quello che, in base a quello che vi serve o che comunque vogliate utilizzare, potete ottenere diverse robe. Allora, dovrebbero esserci, esatto, tattica illusione, e se non sbaglio c'è solo l'ultimo forziere, erano 5 forzieri qua se non sbaglio, che non me li ricordo tutti, non me li posso ricordare tutti, cioè non ho tutta sta gran memoria, tante cose le ricordo però, ah no, mi sa che forse quello era l'ultimo forziere, a meno che sala delle rune, forse da questo lato. Esatto, l'ultimo forziere. Epica spada Zen. Che poi tra l'altro questi oggetti epici, no? Dove c'è scritto epica spada, quelle sono praticamente le statistiche, quelle combinate. Io me l'ero completamente tolto dalla testa, ma nel gioco è possibile ottenere delle statistiche epiche. Che cosa sono le statistiche epiche? Sono praticamente quelle stats che sono un 2 in 1. Praticamente vi consentono di aumentare due statistiche in uno. Cioè se io vado su abilità per esempio e vi faccio vedere, in questo caso io ho leone feroce e contro destino, abbiamo attacco e tecnica insieme e resistenza attacco, e man mano che le portiamo su, queste, diciamo, queste stats diventeranno sempre più forti. Ora in questo caso noi abbiamo spada Zen che è effetto triplo, attacco e incanto. Che poi l'incanto non è che mi serva più di tanto. Qui abbiamo magia e incanto, qui tecnica, agilità, difesa, difesa magica, qui attacco, tenacia, eccetera eccetera. Spada Zen, effetto triplo. Però oddio, non mi interessa più di tanto sinceramente. A me va bene anche questo. Che poi oddio, resistenza, attacco, resistenza fino a un certo punto potrei mettere effettivamente anche la velocità o tecnica agilità, ecco, vedete che c'è anche l'evasione che potrebbe essere buona. Ecco, piede lesto forse è quella migliore rispetto a resistenza attacco, quindi sì, dovremmo, sì, perché dovremmo migliorare anche queste stazze. E adesso tra l'altro lo possiamo fare perché abbiamo preso il combattimento avanzato, quindi possiamo portare tutto a livello SS. Quindi se noi adesso andiamo dal Zegai e ci vogliamo allenare in un modo o nell'altro, aspetta, forse non Zegai, oddio, aspetta, ma oggetti importanti, giusto? Formazione illusione, ecco, il livello del tuo insegnante combo sale SS. Ah ok, quindi è George. Ok, avendo George, utilizzando l'abilità di George, possiamo allenarci e portare praticamente il tutto a SS, quindi il massimo delle nostre possibilità. E questo sarà una cosa che farò comunque nel momento in cui raggiungeremo adesso Lunas, che Lunas sarà praticamente la zona prima dei monti Ashtwall, dove potremo farmare sia i soldi che in generale farmare tutto, quindi soldi, punti abilità, tutto quello che ci interessa lo possiamo farmare. Allora intanto io direi di caricare la sfera dell'ira, e la possiamo dare a Leon in questo caso, così anche Leon è sempre ira. Poi compriamo un'altra sfera dell'ira e la possiamo già caricare a Katari, così anche lei sarà sempre incazzata come una bestia. Cercherò di ottenere anche le rune incremento. Le rune incremento si ottengono tramite le corse dei draghi. Quindi scommettendo sui draghi si potranno ottenere anche appunto i pezzi della runa incremento.
che comunque la darò probabilmente alla maggior parte dei personaggi, anche se non ne sono sicuro, ma vedremo. A me la cosa che mi interessa di più sarà farmare punti, farmare soldi e avere comunque equipaggiamenti e tutto al top della possibilità, soprattutto perché, come vi ho detto prima, dovremo utilizzare tre parti. Il dungeon finale utilizza tre parti e poi un party finale per il combattimento col boss finale, quindi dovrò comunque allenare tanti personaggi, o comunque allenarli il giusto per poi permettervi comunque di chiudere almeno il dungeon senza difficoltà e poi andare verso il finale. Quindi sarà molto 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 interessante. Ci sta. Va bene, detto ciò, andiamo a Lunas, così concludiamo. Esatto, adesso ci possiamo teleportare direttamente a Lunas. Cioè, ora possiamo teleportarci ovunque, in realtà. Oracolo, siete tornata. È bello essere di nuovo qua. Vostra Altezza, grazie molte per essere venuto. Da questa parte, Gio, c'è una fontana dietro la cascata. L'ultima volta che sei venuto qua è stato in occasione della cerimonia di purificazione di Lim, ricordi? Tante, tante ore di gioco fa. Allora, dobbiamo andare praticamente lì, dietro la cascata, dove appunto quanto pare c'è qualcosa, e questo qualcosa potrebbe effettivamente risolvere tutti i nostri problemi, ed effettivamente sarà così. Ah no, aspetta, che cazzo faccio? Devo andare dalla devo andare dalla zona lì dell'oracolo. Potrebbe risolvere i nostri problemi, anche perché, ripeto, nella zona della caverna di Lunas, perché entreremo appunto nella caverna di Lunas, è un ottimo farming spot. È veramente un ottimo farming spot, più di esperienza che di soldi, però portando comunque Egbert mi servirebbe la runa buona fortuna, che mi incrementava praticamente i poch, però possiamo farne a meno. Allora, che ci facciamo qui? Pazienza, giovane ragazza. Va bene, fermatevi là. Sì, proprio là. Ora girate le vostre rune verso la statua. Così? Cos'è successo? Oh oh. Wow, perbacco, davvero incredibile. Neanch'io l'ho mai visto, ma credo che sia giusto così. Che volete dire, Lady Aswar? Vi ricordate perché Luna si è considerata terra sacra? Lo avete dimenticato? È perché la prima regina di Falene è apparsa qui con la runa del sole, vero? Esatto. Oh, allora pensate che... Esatto. La prima regina di Falena venne qui passando questo percorso, dai monti Ashtwall, forse proprio dalle rovine scoperte da Lord Godwin. Non so cosa significhi esattamente, ma sono praticamente certa che questo percorso vi porterà proprio a quelle rovine. Siete sicuri di voler andare? Capisco. Vi auguro buon viaggio allora, ma state attenti. Certo. Ok, Isato e Ashwar hanno lasciato il party. E ora da qui noi praticamente... Ecco, possiamo praticamente avanzare. Ovviamente in tutto questo percorso, dove ovviamente ci saranno incontri casuali e tutto eccetera eccetera, vedete, ai monti Ashtwall. Però qui, oddio, non mi ricordo se già partiva, no, credo che c'era tutta la fase... Ecco, siamo praticamente qui ai Monti Ashtwall. Brrr, fa davvero freddo, principe. Guardate, da quella parte.
Eh? Quelle sono rovine Sindar, non c'è dubbio. Beh, che stiamo aspettando? Andiamo, presto. Sì, perché ci dobbiamo arrivare prima per trama. Perché se non ci arriviamo per trama, ovviamente non mi può dare quella possibilità. E giustamente stavo dicendo, perché se non vado lì prima per trama, non possiamo sbloccare la parte finale. Quindi nel momento in cui mi diranno, ah, sei pronto per andare, eccetera, eccetera, no? Quindi le classiche robe. Comunque con Katari esplorare qui sarà una pacchia, perché lei ha la runa per scappare al 100%. Quindi possiamo tranquillamente gironzolare, cercare tutto quello che vogliamo e poi andare via. Eccoci qua, siamo arrivati. È enorme. E pensare che è riuscito a mantenere segreta una cosa del genere. Quell'egoista di Lord Godwin pensa solo a se stesso. Non gli importa niente delle vere ricerche scientifiche. Va bene, ora basta. Andiamo. E qui siamo dentro le rovine. Però, come potete vedere, cos'è? La runa dell'alba. La runa del crepuscolo. E la runa del sole? Deve funzionare come le rovine del lago Ceras e della profonda foresta del crepuscolo. Ogni porta si apre con la runa corrispondente. Un attimo, questo vuol dire che Lord Godwin non è ancora stato qui, giusto? No, è il contrario. Pensa a quelle tavolette di pietra che abbiamo trovato a Stormfist. La squadra di ricerca di Lord Godwin deve essere stata in queste rovine anni fa. È qui che le hanno trovate. Forse allora le porte erano aperte. Ma perché sono chiuse adesso? Forse quando hanno portato la runa del sole all'interno il meccanismo nelle rovine le ha chiuse. Perciò Lord Godwin e la runa del sole sono lì dentro da qualche parte. È inutile stare qui con le mani in mano. Iniziamo a provare ad aprire le porte di sinistra e di destra. Ok. Tre entrate. Forse sono i loro meccanismi di apertura sono collegati. Sarà molto difficile. Vostra Altezza! George, Luserina, che c'è che non va? Ero preoccupato di cosa poteva accadere qui, perciò ho portato con me qualcuno che aveva del tempo a disposizione. Mi sentivo malissimo per tutte le fatiche che hanno dovuto sobbarcarsi Vostra Altezza e Lady Leon ultimamente. Luserina... Beh, il vostro tempismo è perfetto. Come vedete ci sono tre entrate. Non ero sicuro che avremmo potuto esplorarle da soli. Ma ora che voi siete qui possiamo dividerci in gruppi, giusto? Certo, dividiamoci in tre gruppi. Uno per entrata. Solo che più avanti potrebbe esserci delle porte che si aprono solo con le rune. Dato che tu hai la runa dell'alba, dovresti condurre il gruppo che esplora l'entrata di destra. E dato che tu possiedi la runa del crepuscolo, andrai nell'entrata di sinistra. D'accordo. Io andrò in quella centrale. Vengo con te, Zweig. Non mi piace che un topo di biblioteca come te vada da solo. Sono più forte di quel che sembro, sai? Ma sarà un onore avere la protezione di un cavaliere della regina. Bene, Vostra Altezza, scegliete gli altri membri del gruppo. Iniziamo con chi andrà con Vostra Altezza. Ah, ma già, oddio, già adesso? Ma io mi ricordavo che si poteva tornare indietro e poi dopo ritornare. Questo è un problema così. Allora, io mi porto Katari, ovviamente. Bernadette, che lei sarà la curatrice in teoria. Così sì, posso pensare ai parti nel frattempo. Jean, che lei attacca con le rune.
Mi porto anche Mia Kiss, in realtà. Perché con lei posso fare l'attacco combinato. Perché Leon in questo caso non c'è. E poi... Oddio. Oddio, non c'è qualcuno che effettivamente mi... Ci sarebbe Zerase, ma in realtà Zerase la vorrei mettere in un altro party, sinceramente, perché io già qua ho Jean, quindi sono messo abbastanza bene. C'è anche Alzared e li metteremo uno da una parte e uno dall'altra. Posso portarmi Belkut. E qui invece ci portiamo... dato che qui abbiamo Katari e quindi possiamo scappare dai combattimenti, ci portiamo Murad. Ora scegliete chi accompagnerà Lady Leon. Qui invece mettiamo Alzared. Cornelio Dean. Che mi va bene come DPS. Allora, Alzared l'abbiamo già messo qua. Potremmo mettere Levi, assolutamente sì. Oddio, qua ce ne sono diversi che in realtà mi interesserebbe utilizzare. Anche Rahal potrebbe essere figo. Sì, mettiamo Rahal e... La Zerase la mettiamo alla fine. Così nel frattempo poi mi riguarderò questa parte e so i parti che posso fare. Sciarmista non è male. Sì, e ci mettiamo anche Sciarmista. E qui ci mettiamo invece Marina. E per finire George e Zweig. Quindi qua mettiamo Zerase. E mettiamo anche... Potrei mettere anche Galleon, che non è male. Ovviamente poi li dovrò allenare tutti, devo aumentare le abilità, devo aumentare le armi, cioè voi sapete benissimo che casino sarà adesso, cioè sarà un macello adesso qui. Ah, c'è anche Kyle, mettiamoci anche Kyle nel mezzo. Ovviamente qui si fanno tre parti perché ci saranno tre boss da affrontare, mi sembra abbastanza logico come ragionamento. Anche Rug potrei mettere, però Rug è un po' più debole, anche perché poi dovrò dare le rune. Mettiamo anche Vicky, dai, Vicky gliela mettiamo qua. Allora, Zerase, Kyle, Vicky, Zweig, George e Kyle comunque possono attaccare davanti. Quindi non è male. Più che altro devo fare attenzione perché mi servono comunque... Che lenza al 50, porca miseria. Ah sì, perché era aumentato di livello. Toh, e ci mettiamo Lorelai. Va bene. E poi qui... Boh. Toh, Babbage. Vi vanno bene i gruppi che avete formato? Sì. Bene. Gli altri possono restare qui a montare la guardia o dare una mano se ce ne sarà bisogno. Buona fortuna, Vostra Altezza. Bene, vogliamo andare? Non ho idea di quel che potremo incontrare più avanti. State attenti. Principe, non abbassate la guardia. Sì, ma ora qua il problema è che io non posso tornare indietro.
Perché giustamente io volevo farvi vedere questa parte, però forse devo ricaricare. Allora, se torno indietro, posso tornare indietro, no? C'è qualcosa che non va a vostra altezza? Ecco, meglio andarcene per ora. Esatto. Dovremmo smettere di esplorare le rovine? Sei sicuro? Sì. D'accordo. Ce ne andremo dopo che avremo richiamato gli altri. Perfetto. Così posso salvare qui. Ecco qua. Una volta entrati in quelle rovine, poi partirà praticamente la sequenza dove dovremo fare i parti, dovremo fare tutto, eccetera, eccetera. Quindi qui adesso, ragazzi, comincerà la mia fase prefinale. Quindi farming, potenziamento, setup, equipaggiamenti, armi e tutto. Una volta che avrò fatto tutto ciò, ci vedremo per la parte finale del gioco. Detto ciò, io per il momento vi ringrazio, è stato un piacere portarvi fino a qui e ci vediamo alla prossima con la fine dei giochi. Bye bye!